Saluto e ringrazio la Ministra per le politiche giovanili Fabiana Dandone per questo invito e mi scuso sinceramente di non poter essere presente di persona. Un grave lutto che ha colpito una delle mie più strette collaboratrici al Ministero mi ha trattenuta a Roma e so che comprenderete. Ringrazio la Ministra per aver voluto riproporre a 12 anni di distanza una conferenza nazionale sulle dipendenze. Un importante momento di confronto tra la dimensione politica, sanitaria e tecnica. Quella della tossicodipendenza è un'emergenza mai svanita dalle nostre città. Ha cambiato caratteristiche e contesti, ma è rimasta una grave piaga, anche se negli anni si è come sbiadita la percezione della sua gravità. In ogni approccio serio a qualsiasi questione bisogna partire da una fotografia della realtà e quella in mio possesso riguarda il rapporto tra le dipendenze, il carcere, le misure alternative e le prestazioni sanitarie e penitenziarie, intorno a cui è stato istituito un tavolo di lavoro a cui ha partecipato anche il Ministero della Giustizia. Per il sistema penitenziario, la tossicodipendenza è da tempo una delle questioni centrali. Centrale per i numeri, centrale per la specificità del problema, centrale per i risvolti sulla quotidianità dell'intera vita degli istituti. Qualche dato. In attesa della prossima rilevazione semestrale, posso dire che al 30 giugno scorso erano 14.891 i detenuti con problemi di tossicodipendenze, su un totale di 53.637 persone ospiti degli istituti penitenziari. Stiamo parlando quindi del 27% del totale dei detenuti, una grandissima quota dell'intera popolazione reclusa e con molte diversità al suo interno. Dietro i numeri c'è la storia di ogni singola persona, storie spesso molto diverse tra loro, che raccontano frequentemente di disagio sociale, altre volte di criminalità comune e anche di gravi reati. Storie che vanno a comporre un fenomeno e anche un business, quello della droga, che sullo sfondo ha sempre gli interessi della malavita organizzata, in particolare dell''ndrangheta, il cui potere poggia moltissimo sui proventi dei traffici internazionali di stupefacenti. Dunque, situazioni diverse che vanno affrontate con metodi diversi. Uno dei problemi cronici su cui si interroga il sistema penitenziario a proposito della gestione della tossicodipendenza è l'alto tasso di recidiva. Chi viene arrestato, va in carcere per reati collegati alla dipendenza, tende sempre più spesso a ripeterli e a tornare di nuovo in carcere. Si innesca un cortocircuito che rappresenta il fallimento di ogni funzione rieducativa della pena. Se troppo spesso il carcere finisce solo per generare altro carcere, le misure alternative alla detenzione, come pure il ricorso al lavoro di pubblica utilità, si rivelano invece più efficaci nello sforzo di recupero dei detenuti con problemi di tossicodipendenza. Senza sottacere la difficoltà e la gravosità dell'impegno che tali percorsi esterni al carcere richiedono, possiamo senz'altro affermare che, specie nei casi di dipendenze, le misure alternative sono più complesse, ma più efficaci. Ed è l'esperienza degli operatori a dirlo. Al 31 ottobre erano 3.524 i condannati con problemi di dipendenza, sia da sostanze stupefacenti che da dipendenza da alcol, che sono stati affidati in prova ai servizi sociali. Di questi, 2.386 erano stati ammessi alla misura alternativa a partire da uno stato di detenzione. Negli altri 899 casi l'ordine di esecuzione è stato sospeso e sono stati direttamente affidati da un giudice al servizio sociale. Una strada, quella che evita il cosiddetto assaggio del carcere, da potenziare, come intende fare la delega penale approvata nei mesi scorsi dal Parlamento.
Parlare di queste alternative al carcere significa riaffermare il principio che un detenuto, e ancor più un detenuto con problemi di dipendenza, è una persona a cui l'intera società, di cui l'intera società è chiamata a occuparsi. In questi percorsi alternativi e complessi si esprime il volto di una giustizia che nel momento della pena non si sottrae allo sforzo di recuperare chi commette un delitto, anche per favorire la sicurezza collettiva. Se il nostro compito è cercare di accompagnare i detenuti con problemi di dipendenza verso un altrove possibile, il trattamento deve anzitutto consistere in una cura per recuperare e ricostruire la persona. È possibile. Questo avviene, ad esempio, all'interno del carcere di San Vittore a Milano, nel reparto gestito anche con l'equipe dell'azienda sanitaria locale competente. Ed è un reparto che giustamente si chiama La Nave, con l'idea di un viaggio verso un altrove possibile. È un modo impegnativo di declinare il compito della giustizia. È un modo che richiede lo sviluppo di percorsi trattamentali specifici, che richiede ambienti, locali adeguati, che richiede soprattutto una condivisione sempre più intensa tra tutti gli operatori e tutte le istituzioni coinvolte, dalla magistratura di sorveglianza all'esecuzione penale esterna, ai servizi sanitari, quelli per le dipendenze patologiche, i privati, oltre naturalmente a tutti gli operatori del sistema penitenziario. E ovviamente richiede investimenti, e qui un aiuto finanziario importante è assicurato da Cassa delle Ammende. Una giustizia impegnativa, ma che rigenera la persona e contrasta la recidiva. Le regioni e le aziende sanitarie sono interlocutori primari. Senza la loro collaborazione, la cura e il reinserimento sociale dei condannati sono semplicemente impossibili. E qui non posso esimermi dal notare, tuttavia, che il rapporto con gli enti locali si è un po' allentato nel tempo. Gli istituti per la custodia attenuata, ad esempio, che prevedono circuiti dal prevalente aspetto curativo e sanitario, hanno smarrito il fondamentale collegamento con i servizi territoriali. In questo momento l'unica regione a finanziare progetti per agenti di rete, operatori cioè preposti a fare da ponte tra l'interno e l'esterno, tra il dentro e il fuori carcere, è la Lombardia. Dovremo, e sarà mio intendimento, adoperarci al più presto per ricostruire questa tela di rapporti in tutto il territorio. Non è semplice prendersi cura di tossicodipendenti, è ancor meno semplice prendersi cura dei detenuti con problemi di dipendenze. Il compito non può gravare solo sugli operatori penitenziari. Ci sono aspetti sanitari, pedagogici, psicologici che non possono essere trascurati. Prendersi carico di queste persone richiede anche una formazione specifica, che va incoraggiata con percorsi congiunti tra personale sanitario e penitenziario. Le questioni legate alle dipendenze dunque sono tante e complesse e richiedono un approccio olistico, globale. Per questo sinceramente ringrazio la ministra Dadone per essersi fatta promotrice di questa conferenza su un problema che nella sua cronicità rischia di non essere avvertito più come un'emergenza. Purtroppo non è così. Purtroppo quello della droga non è un problema superato. E il compito di tutti noi è farci carico di chi resta imbrigliato nel tunnel della droga e dell'alcol per accompagnarlo verso una prospettiva libera dalle dipendenze. Grazie.